tempo ciascuno divide in questa domenica punteggio, legno, illusioni e speranze in maniera equanime tra Sampdoria e Milan, ma chi sa leggere nel calcio è autorizzato a predire futuri più brillanti e continuativi sia ai rossoneri che ai blucerchiati. Ammesso, aggiungiamo dopo pausa di riflessione, che i giovani crescano bene. Noi che divinatori non siamo, tra una scivolata di Scanziani, una di Mancini ed una scarpa persa da Blissett, i palloni non si contano più, abbiamo visto un grande Brady, esempio di raro professionismo, soprattutto quando le cose vanno male. Partita a metà, dicevamo. Cominciamo con i gol. Il Milan segna nel primo tempo, che fa suo con gioco addirittura spumeggiante. La rete è firmata da Tassotto. La Sampdoria replica nella ripresa con combinata altrettanto giovanile pari Mancini. Notare, prego, il preziosismo di tacco di Mancini. Legni della porta. Incocciati toglie il suo nel primo tempo. Pari gli fa eco nel secondo. C'è in favore della Sampdoria questo salvataggio sulla linea di porta, sul gran tiro di Bjerkovic. No, ci si rivede. Ma Bordon aveva avuto modo di farsi applaudire per quel gran portiere che purtroppo sempre non è. Prima della partita, ma qui passiamo alla cronaca nera, tre accoltellati nella gradinata nord. Uno di essi, un giovane di Genova, è grave. La polizia, coordinata dal questore Pier Fortunato Stabile e dal suo vice Salvatore Tribolato, ha arrestato 38 sedicenti tifosi. Avevano sul pullman biglie di ferro da un chilo e spranghe in ferro di 80 centimetri. Altri incidenti con mezzi devastati nel dopopartita, al quale torniamo, perché è giusto tornare al calcio, patrimonio di più e non una strumentalizzazione di volgari teppisti, al quale torniamo, dicevamo, con le attese di Gianni Rivera per il Milan e Paolo Borea per la Sampdoria. Purtroppo nel momento in cui abbiamo respirato non abbiamo saputo imbrigliare quel tanto che era sufficiente la Sampdoria per impedire che ci facesse gol, e questo forse è un po' il nostro difetto che ci portiamo avanti dall'inizio della stagione. Però l'importante è che i minuti di controllo della gara da parte nostra aumentino sempre di più. L'obiettivo primario della Sampdoria a questo punto è più rivolto verso la Coppa Italia, ma io aspetterei a dire che siamo fuori dalla Coppa UEFA.